Allora, il debutto di Hush Puppies in Italia, qual è la filosofia di questo brand? Allora, la filosofia di questo brand, il brand nasce negli Stati Uniti nel 1958, è un brand, diciamo che è stato uno dei primi brand del mondo casual, pertanto è un brand che trasmette qualità comfort e approccia un consumatore, diciamo, medio-alto. In termini di età affrontiamo un consumatore che va dai 25 ai 45 anni, un consumatore molto attento al comfort e, di nuovo, ripeto, alla qualità, perché è un punto dove noi puntiamo moltissimo. Il gruppo Wolverine, insieme alla nostra licenza italiana, è in progetto di rinnovare e rinfrescare il brand, di riposizionarlo in un mercato più contemporaneo e di allinearlo un attimino a quelli che sono tutti i paesi mondiali, europei, Sud America e gli stessi Stati Uniti, allineando lo stile, la qualità e la direzione del prodotto a livello mondiale. Abbiamo iniziato con questa collezione in Italia con gli stilisti italiani e la stiamo in qualche modo portando avanti. Questa è la collezione invernale 2013, abbiamo iniziato con l'estivo. Cosa deriva questo nome? Allora, il nome deriva, ecco, negli anni 50 il proprietario, il fondatore iniziale, mangiando questi cookies che loro chiamano Hush Puppies, in pratica sono dei biscotti fatti a casa artigianalmente che servivano per tenere buoni i cani che abbaiavano nei cortili delle case, pertanto da qui viene fuori questo nome Hush Puppies, che è ricollegato dei cookies, dei biscotti americani, e che venivano un attimino dati per azzittire i cani che abbaiavano nei cortili. E da qui è nata questa storia, pertanto poi la storia del Basset Hound si collega a un mondo di tranquillità, di relax. Erano momenti anche negli Stati Uniti di uno sviluppo industriale e la società aveva bisogno di tranquillità e relax, pertanto associano questo Basset Hound, il look di questo cane così amichevole, rilassante, al marchio, ne fanno diventare un marchio e un'icona che oggi vediamo rappresentata in un mondo molto vintage e che stiamo portando avanti, dove in qualche modo noi punteremo su questa immagine perché è l'immagine storica del 1958. Entrando più nel dettaglio di questo debutto, quali sono i progetti per la rete distributiva? I progetti per la rete distributiva, in questo momento noi come licenziatari distributori italiani stiamo puntando a un posizionamento del marchio, una conoscenza del marchio. Abbiamo progettato delle gazzette, il numero 0 è uscita in contemporanea con la prima collezione Spring 2013, pertanto lì presentiamo il gruppo Wolverine, parliamo del marchio Hush Puppies, parliamo del gruppo Algaravi, che è il gruppo che distribuisce in questo momento il marchio in Italia e poi stiamo un attimino portando avanti questo progetto di gazzetta con il secondo numero, portando avanti tutto quello che sono le comunicazioni sul prodotto, sulla comunicazione e sull'immagine del marchio. Pertanto il marchio sarà un attimino il focus del brand in questo momento sul mercato, accompagnato sempre da un buon prodotto che stiamo sviluppando parallelamente, per poi passare dopo un paio di stagioni a dei retail, a dei negozi monomarca, per comunicare e rafforzare il brand. Più in dettaglio sul prodotto, cosa dobbiamo aspettarci dall'autunno-inverno 2013-2014 di Hush Puppies? Allora, dal 2013-2014, sempre in collaborazione con l'azienda americana e con la collezione international, abbiamo fatto un estratto di quelli che sono i loro progetti importanti che possono rappresentare anche un mercato, un consumatore italiano, allineati a, come dicevo prima, a prodotti disegnati e sviluppati dai nostri stilisti italiani. Questo è un esempio di un prodotto fatto insieme in collaborazione con l'azienda americana che si associa al Vibram, che è una delle aziende più importanti nel mondo della gomma, pertanto e si è progettata una scarpa, se vogliamo chiamarla stile inglese, con una forma molto particolare, messa su un fondo atletico quasi running, pertanto ecco che nasce un ibrido
La collezione si chiama Five, è un ibrido tra atletico tecnologico e una scarpa inglese, pertanto la Five è il nostro, diciamo, top di gamma, e la presenteremo nel mercato come, anche con una distribuzione selezionata e molto particolare. Poi si scende a prodotti più, non voglio dire commerciali, perché il contenuto tecnico e qualitativo è sempre molto alto. Qui parliamo di una suola in micro molto leggera, con una suola in gomma, si associa la crosta a un pellame vitello, foderata in vitello, pertanto passiamo a questo stile inglese, però sempre in maniera molto contemporanea e rinnovata per un consumatore, come dicevamo prima, che si posiziona su una ricerca di uno stile classico e comfort. Fashion.